inserito nella splendida cornice naturale del lussureggiante Parco Nazionale del Gargano. Rodi Garganico è uno dei più caratteristici centri della provincia di Foggia. Rodi poi è un paese baricentrico, diciamo che da Rodi in un quarto d'ora si è in Foresta Umbra, a 20 minuti si è a Monte Sant'Angelo, a San Giovanni Rotondo, diciamo è un paese che crea dei collegamenti perché il Gargano venga conosciuto nel migliore dei modi. Siamo a tre quarti d'ora dalle isole Tremiti. Rodi poi è conosciuta soprattutto per le sue spiagge, una sabbia sottile adatta alle famiglie con i bambini, e quindi non abbiamo noi un mare, come dire, a strapiombo che da zero arriva subito ad altezze di 3 o 4 metri, è una sabbia che consente di arrivare a mare anche a distanze di centinaia di metri e quindi non supera l'altezza di un uomo. Quindi Rodi è un paese tranquillo, ci si arriva attraverso l'autostrada A14, si esce a Poggio Imperiale, una superstrada lo collega in meno di mezz'ora da Poggio Imperiale e quindi è un paese abbastanza raggiungibile. Poi ci sono specialità culinarie per la maggiore, la nostra è una cucina mediterranea, quindi è il luogo ideale per programmare e godere di una bellissima vacanza. Nata come colonia greca con il nome di Rodi Argivi, per poi passare sotto il dominio romano, complice la sua posizione strategica, fu oggetto nel corso dei secoli di numerosi saccheggi, distruzioni e ricostruzioni. Oggi il centro abitato diviso in quartieri, i cui nomi riflettono la loro storia, si snoda in pittoreschi vicoli da cui è possibile ammirare le sue ampie spiagge sabbiose. Tra le abitazioni, dei rossi coppi spiccano per la loro particolare forma e bellezza i caratteristici comignoli. Penso che una vacanza a Rodi sia veramente da fare, perché Rodi offre una serie di eventi culturali, offre una vacanza piacevolissima anche agli turisti più esigenti, non soltanto per chi ama il mare. Rodi è conosciuta dal grande pubblico soprattutto per le sue acque cristalline, per il mare, per la spiaggia sottile e dorata, per la quale abbiamo avuto comunque diverse volte la bandiera blu e diversi riconoscimenti proprio per il mare pulito. Ma non dobbiamo dimenticare che Rodi ha delle tradizioni culturali, delle tradizioni musicali e delle tradizioni enogastronomiche davvero eccezionali. Una vacanza a Rodi sicuramente può lasciare soddisfatti qualsiasi turista, dal più esigente al turista che ama soltanto l'evasione, perché nel nostro territorio organizziamo una serie di eventi che partono dai concerti sinfonici, dai concerti di musica classica, alla musica leggera, ai saggi di danza, di danze più moderne, fino ad arrivare ai percorsi culturali con presentazioni di libri e con percorsi naturalistici. Una popolazione, quella rodiana, da sempre legata al culto dei suoi santi e che vede disseminato il suo territorio di numerosi edifici di culto. Ricco di fascino mistico è il santuario della Madonna della Libera. Al suo interno è possibile ammirare la tavola raffigurante la Vergine con il Bambino, risalente al XV secolo. Ed il sacro sasso, su cui, secondo la leggenda, si sarebbe fermata l'icona. Degne di nota per la loro particolare bellezza sono la chiesa madre di San Nicola di Mira, il cui quadrangolare campanile svetta nel centro abitato.
chiesa di San Pietro, in cui sono conservate antiche statue lignee ed un pregevole organo del 1600. In un viaggio tutto spirituale incontriamo la chiesa rurale di Santa Barbara e la chiesa del Santo Spirito. Questa, primo convento cappuccino del Gargano, risalente al 1538, è posizionata su una collinetta dalla quale il visitatore può godere di uno spettacolare panorama. Al suo interno, l'altare maggiore della cappella ospita, incorniciata tra due colonne tortili, il suggestivo quadro della Pentecoste. Noi abbiamo nel nostro circondario dei percorsi anche di importanza, soprattutto nel campo religioso. Pellegrinaggi in Monte Sant'Angelo, alla Grotta di San Michele e a San Giovanni Rotondo, nel santuario di San Pio. E naturalmente abbiamo anche interesse di portare turisti dall'altra sponda da noi e sicuramente di portare anche i nostri a Medjugorje nel famoso sito dove oramai tantissime persone vanno per devozione. Infatti il nostro paese comunque è pieno di questa tradizione, di questo misticismo. Lo abbiamo potuto notare all'interno delle nostre chiese, sicuramente, perché ci sono dei santuari veramente di grande fascino mistico. E fra l'altro bisogna anche dire che il nostro centro storico, così particolare, che io ritengo uno dei più belli di tutto il Gargano, è pieno anche di nicchie devozionali, dove sono posizionati dei santi, dei quadretti, dove anticamente le famiglie che vivevano nel centro storico avevano il loro modo di pregare e di dedicarsi alla preghiera, insomma, anche nell'interno del proprio quartiere, delle proprie case. Avvolta dall'aroma degli agrumeti e degli uliveti che lo caratterizza, vanta una lunga tradizione culturale e gastronomica che vede affondare le sue radici nell'VIII secolo avanti Cristo. Tra gli eventi, sicuramente il più caratteristico ed interessante per gli amanti della cucina è la Sagra delle Arance, che dalla sua prima edizione, del 1950, vede decorare il centro storico di limoni e di diverse varietà di arance, coltivati e preservati su tutto il territorio rodiano. Gli agrumi, infatti, ed in particolare le arance e i limoni, sono stati per molti anni la principale fonte di reddito per la città che con i suoi traffici marittimi li esportava in tutto il mondo. Ancora oggi i preziosi frutti sono rinomati in tutto il mondo. Nell'anno 2000 Slow Food si è interessata agli agrumi del Gargano e abbiamo inserito gli agrumi del Gargano nei 100 prodotti protetti di Slow Food. Di lì è partita un po' la voglia di far rinascere questa nostra vecchia coltivazione e soprattutto riportarla un po' ai vecchi fasti, se consideriamo, già vediamo quello che c'è intorno a noi, quello che era la coltivazione e il commercio degli agrumi nell'area garganica alla fine dell'Ottocento fino alla prima metà del Novecento. Nel 2007 abbiamo avuto il riconoscimento IGP per il nostro prodotto, sia per le arance nella due varietà di bionda comune e duretta, sia per il limone, che è il limone femminello del Gargano. Nel 2012 abbiamo ottenuto anche il riconoscimento dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del nostro consorzio, che è diventato il consorzio di tutela di questi due marchi e quindi è il soggetto deputato al controllo di queste produzioni all'interno del perimetro dell'oasi agrumaria, all'interno dell'Italia, nel rispetto del disciplinare. Terra di profumi, tradizioni e paesaggi mozzafiato. Rodi Garganico è certamente una bellezza da scoprire e da visitare. La meta ideale,
in cui trascorrere una piacevolissima vacanza all'insegna del relax.